La regione di Kanto, un luogo dove vivono numerosi animali magici. Ma li chiamiamo Pokémon per non sembrare troppo strani. Perché quando dico alla gente che vivo con animali magici che possono sparare gelo raggi e provocare terremoti, tutti pensano che abbia seri problemi mentali, ma no! Mamma, si chiamano Pokémon! Perché non sei al passo coi tempi! Ogni anno, ragazzi di 10 anni di tutta la regione abbandonano la scuola e vanno via di casa, sognando di diventare dei veri allenatori di Pokémon. E oggi è il giorno in cui il nostro eroe di Biancavilla, Ash Ketchum, comincerà il suo viaggio. Mamma! Oh, Billy, sei tu? Ah, no, mamma, sono io, Ash! Credevo stessi combattendo la Seconda Guerra Mondiale! Oggi è il mio compleanno, mamma, oggi compio 10 anni! Non mi hai fatto niente, vero? Ho capito, non mi hai regalato un bel niente! Oggi diventerò un allenatore di Pokémon, quindi me ne vado di casa. Non ci andrai più al college? Ho solo 10 anni, ma... Tuo fratello aveva 5 anni quando è andato al college! Ma se non ce l'ho... Oddio, mamma! Oh, Billy, sei tu? Nonno! Sta arrivando! Cosa? No! Pensavo avessimo più tempo! È tardi! È appena uscito! Oh mio Dio, fa che non ci scelga! Non voglio essere il suo starter! Ho sentito che costringe i Pokémon di tipo fuoco a combattere contro quelli di tipo acqua! È diabolico! Charmander, Squirtle, Bulbasaur! Dobbiamo nasconderci! Presto, Gary! Spegni subito le luci! Oh no! Non abbiamo detto a Pikachu di nascondersi! Dov'è Pikachu? Credo si stia facendo una doccia! Speriamo che non esca allo scoperto! Shh! Nonno, sento dei passi! Sono pronto per diventare un allenatore! C'è qualcuno? Non siamo qui! Bulbasaur! Scusami, sono nervoso! C'è nessuno in casa? Mi sa proprio di no. Continuerai a rimanere lì fermo senza dirmi il perché sei qui. Ma certo, questo deve essere il Pokémon che il professor Oak vuole affidarmi. Chiedo scusa, che hai detto? Ah, doveva sapere che sarei passato. Ascolta, è ovvio che ci sia un malinteso, quindi perché non te ne torni a casa prima che io chiami la polizia? Che stai facendo? Tu vieni con me, Pikachu! Le tue ascelle emanano un odore di stampio nauseante! Sta prendendo Pikachu! È inumano! Ok, non posso più restare con le mani in mano! Professore, questo lunatico vuole rapirmi! Devi salvarmi! Ash Ketchum, ti ordino di metterlo giù! Dipende, mi darà un altro Pokémon! Ecco! No! Ti prego no! Mi spiace, sono già stati presi da altri allenatori! Tutti e tre! Ma se io e Gary siamo gli unici allenatori di Biancavilla! Metti subito giù quel Pikachu, Ash! Va bene. Guarda, un Klaus sta cercando di rompere il tuo schermo! Dove? Oh, quella è solo la donna delle polizie! Aspetta, dov'è finito? Cazzo! Ed è così che Ash Ketchum comincia la sua avventura. Riuscirà il nostro eroe ad allenare come si deve il suo Pikachu? Lo scopriremo nel prossimo episodio di Cosa realmente accade in Pokémon? Secondo voi quanto tempo ci vorrà prima che Ash venga arrestato? Vediamo, io gli do 2-3 episodi al massimo. Beh ragazzi, alla fine abbiamo salvato la pellaccia. Sì, e siamo stati anche bravi anche in questo doppiaggio di Shadow Green. Senz'altro, ma si sa già comunque che è il migliore, no? Ma sta zitto, che se non era per l'Olfan tu non avresti mai avuto questa voce. Ah, ma mai una volta che vogliate mettermi in primo piano voi due. Ma scusa Charmander, non lo fai già in Starter Squad dall'Olfan? Sì, lo so, lo faccio sempre. Piaciuto questo episodio? Beh sì, grazie per averlo. No, stai zitto! Va là dentro! Se vi è piaciuto iscrivetevi così non vi perderete i prossimi o cliccate qui per altri video. Posso uscire ora? Fottiti!